Rieccoci qui, amici youtuber, qui è il vostro Crambigore che vi parla, oggi per voi farò un nuovo episodio sulla mia campagna su Stormfront Line Nation. Facciamo prima un piccolo punto della situazione in Europa. La Francia ormai è stata spazzata via, l'Italia si sta espandendo come non mai, la Germania ha preso il posto della Francia, del Belgio e dell'Olanda, la Polonia si è espansa, l'Ungheria ha un bel impero, la Turchia si è conquistato alcuni territori, la Romania idem, anche se ha subito l'iniziativa degli slovacchi, non so come, però è riuscito a respingerli, la Russia ormai non esiste più, la Finlandia ha qualche problemino in casa sua contro la Lettonia, ma la Lettonia ha molti problemi. L'unico che non si è più espansa è la Bielorussia. L'Inghilterra è ancora lì nel suo piccolo mondo, una guerra infinita contro l'Irlanda, ma che però non viene combattuta. E vabbè, torniamo al mio punto, alla mia situazione. La mia situazione è questa. Io mi sto preparando a invadere la Spagna. Facciamo fine turno, perché mi arriveranno nuove truppe. La Spagna si sta preparando a combattermi. Oh, e ho finito la ricerca militare. Ok. Cosa ha comportato lo sviluppo di questa ricerca militare? A livelli tecnologici migliori, sono... Oh, l'esercito più tecnologico... Posso creare l'esercito, uno degli eserciti, meno... con una tecnologia nettamente superiore rispetto ad altri. Ovviamente saranno anche più costosi, ma questo mi permetterà di avere truppe migliori in confronto a quelle del nemico. Vabbè, metto, ma c'è anche la cortina fumogena? No, meglio di no. Vado a risparmiare dei soldi. Ok, andiamo a livello tecnologico di ricerca. Faccio la missilistica. Non ho i soldi a quanto pare. Vabbè, aspettiamo il prossimo turno e... quasi quasi provo a convincere la Spagna a annullare la tregua. Qual è questa? Sì. Valladolid. Ok. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po' se l'accettano. Se l'accettano meglio. Forse è meglio reclutare anche nuove navi. Facciamo nuovi corvette. Facciamo delle corvette. 4 corvette. Poi recluterò nuove flotte. Ovviamente per avere il controllo del mare. E poter sbarcare anche in altri punti dove magari ce ne sarà bisogno. Adesso il mio obiettivo è questo. Espandermi in Spagna e arrivare fino al confine con la Francia. Anche se a me c'è la Germania. Comunque, arrivare al confine... lo diciamo... dico la verità. No, ma non la verità. E comunque la situazione è come qui. Fino a confinare con la Germania. Vado. Poi ci sarà una lotta futura contro l'Italia, che sta diventando troppo potente. Cioè, si passa troppo per i miei gusti. Sono entrato in guerra con la Germania? No. E allora deve aver conquistato i territori che qui erano francesi. Vabbè. Facciamo fine turno. La conquista della Spagna si avvicina. Comunque un territorio della Spagna l'avevo anche conquistato.
No, hanno rifiutato. Ok, spieghiamo nuove truppe. Sviluppiamo nuove ricerche. Ok, raggruppiamo i soldati. Ok, il mio esercito è pronto. Posso anche sciogliere la tregua, adesso ci riprovo. Firmo questo anche e gli do anche una ricerca missilistica, vediamo se accettano. Faccio fine turno, penso di avere altre truppe in fase di reclutamento, ma ormai il mio esercito è pronto per invadere la Spagna. Ha rifiutato, fa un giro. Vabbè, non ci sarà nessuna guerra. Vediamo un po' per quanto durerà la tregua. Se io le dichiaro guerra, cosa succede? No, non posso dichiarargli guerra. E non so quanto tempo ci manchi alla fine della tregua. Ora te li do un bel po' di ricerche. Pago anche, gli do 100, vediamo un po' se accettano. Ah sì, vediamo un po' se sto reclutando nuove truppe. Sì, facciamo questo, fine questo turno, perché ormai mi sono stancato di starmene fermo, il mio esercito è bello pronto. Niente, hanno rifiutato. Lo faccio subito, devo inviare con urgenza un ingegnere in quel punto. Io adesso ce lo invio subito. Per avere un bel po' di soldi. Ecco fatto, 591, ottimo. Non so quanto durerà ancora la tregua. I miei tentativi di far la pace sono falliti. Qua c'è stato uno scontro navale, non da parte mia. E che dire?
quasi quasi l'episodio lo faccio finire qui, faccio fine turno. Gente, e si è sciolta, è stato ben raggiunto il limite di tempo, la tregua è sciolta. Ecco la Francia, ma non è un problema. Oh, è finita la pace con la Spagna, ottimo. Vabbè, comunque l'episodio lo faccio finire qui. Spero che vi sia piaciuto, è stato un po' noioso. E ci vediamo al prossimo gameplay. Qui è tutto, ed è qui. Vabbè, basta, qui è tutto il vostro Crambigore. Ciao a tutti!